Ma tu c'hai 38 anni, sei infallito, non fai un cazzo, stai sempre a casa, non c'hai moglie, non c'hai figli, non c'è manco una casa tua. Poi arriva la pandemia. Che li si impiccano? Io sto a palle all'aria. Questa è un po' tipo la favola della formica e la cicala, però al contrario. Capito? Carina questa, eh? Adesso, durante la quarantena, per le persone single come me, sarà un problema. No? Perché l'unico vantaggio che c'erano le coppie, le famiglie sfigate, le merda, 14 figli, coppie, rispetto al singolo è che loro meno scopavano. Fatto ridere questa? Chi è che ha riso? No, me la segno perché era veramente una. E invece scopare fa ridere. Un'altra grande questione ultimamente è l'utero in affitto. Queste donne schiave, bisogna fermare questo scempio, questi ricchi annoiati che pagano queste schiave per farsi fare i figli. Oh, il benessere psicofisico delle donne che partoriscono gli interessa solo quando lo fanno a pagamento. Quando uno lo fa gratis fa 10 figli, la figa smabrata, sti cazzi, la natura. Quando dicevo, vorrei alzarci qualche soldo. No, fermatela, salvatela, poraccia! Ciontoli, quello dell'omicidio Vannini. Oh, perfino Ciontoli è riuscito a processo, interrogato, è riuscito ad avere proprio il coraggio di dire. Con quel cazzo di ciuffo alla Little Tony che se li ritrova, sempre quel ciuffo di merda. Capisco il dolore dei genitori, sono padre anch'io. Ma io l'ammazzavo tuo figlio! Ma state zitto almeno! Evita di far papà Castoro, almeno qui! Ma non te vergogni! Oh, la faccia come il culo, pure lì cercava di farsi bello. Io ho fatto un figlio, ho sborrato anch'io, non me ne frega cazzo! Hai ammazzato un altro figlio! Scusate, questo sera ci arrestano. Questa retorica del viaggio, questo mito del viaggio, perché viaggiare apre la mente, eh? Il razzismo si cura viaggiando. Ma veramente pensate che il problema di Hitler era che viaggiava poco? Hitler viaggiava più di me, ma un poveretto razzista mi sa che era, eh? I soldati stessi, no? Viaggiano molto, però un po' razzisti so, ammazzano gente, resti aerei. Il colonialismo iniziava come un viaggio, un bel viaggio, e finiva come un genocidio. Viterbo è talmente fascista che una volta Paolo Di Canio è venuto a Viterbo, gli hanno menato i fascisti! Secca di merda! Entro in questo bar, ora aperitivo, entro tipo saloon, no? E c'era un po' di gente, dico, buono, buono, nessuno mi si incula, però va bene. Va, mi avvicino al bancone, saluto. La prima frase che sento pronunciare da un ragazzo di 30 anni che faceva aperitivo è stata questa, più o meno questa. Oh, mi ha chiamato Gigi l'altro ieri per ammazzargli l'agnello, Dio cane, una puzza. Madonna cara, dove cazzo sono capitato? Io sono trogloditi, in che cazzo di secolo mi ritrovo? Io sono a frittole. Porca puttana, sera in bagno di sangue, in bagno di sangue.